Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo delle piante Anubias. Le Anubias derivano dalla famiglia Aracee e provengono dall'Africa, dalla Nigeria, dal Camerun e dal Congo. Ne esistono di varie forme, varietà e dimensioni. Le Anubias sono le piante più conosciute ed utilizzate nel mondo dell'acquaristica per la loro bellezza e facilità di manutenzione. Generalmente sono di color verde scuro con foglie a forma di cuore con bordi leggermente ondulati. Questo genere di pianta è epifita. Possiede quindi un rizoma dal quale partiranno gli steli con le foglie e le radici. La particolarità è che le radici faranno presa salda sugli arredi, come per esempio pietre e legni. Si dovrà stare inoltre attenti a non sotterrare il rizoma, poiché potrebbe presto marcire. Le radici invece possono pure affondare nel terreno. A seconda delle specie e della proporzione della vasca, possono essere utilizzate sia come piante da secondo piano, sia come piante da primo piano, poiché la loro crescita sarà lenta e rimarrà al livello di quando viene acquistata. Ricordatevi di posizionarle in zone di ombra, poiché sono soggette a formazione di alghe se esposte alla luce diretta. Non sarà facilmente mangiata dai cosiddetti pesci fitofagi, quindi potrebbe essere abbinata tranquillamente ai ciclidi africani, oppure Pelvica chromis, oppure anche Discus. Ha la particolarità inoltre di resistere alle alte temperature. Andiamo a conoscere adesso alcune delle varietà più famose in commercio. Anubias gigantea. La varietà gigantea, come si deduce dal nome, è la più grande di tutte. Deriva dall'ovest dell'Africa ed è sicuramente una pianta da posizionare in terzo piano in una vasca, poiché raggiungerà anche 30-40 cm di altezza. Necessita di una luce media e la sua crescita è molto lenta, come tutte le altre varietà. Anubias barteri. Questa varietà deriva dall'ovest dell'Africa ed è una delle più grandi, tanto da potersi considerare anch'essa una pianta da secondo o terzo piano. Necessita di una luce media e raggiunge i 20-30 cm di altezza. Anubias coffifoglia. Questa varietà deriva dall'ovest dell'Africa, ha una crescita lenta, ma arriva ad un'altezza media, intorno ai 15-20 cm. È quindi da considerarsi una pianta da secondo o terzo piano. Necessita di poca luce, altrimenti potrebbero formarsi alghe sulla superficie delle foglie. Questo genere è caratterizzato da una colorazione molto scura ed una foglia ondulata. Tra tutte le varietà è quella che ha meno bisogno di luce. Anubias congensis. Questa varietà deriva dall'ovest dell'Africa, raggiunge una media altezza ed è quindi da considerare una pianta da primo o secondo piano a seconda della vasca in cui viene utilizzata. Raggiunge l'altezza massima di 10-15 cm e necessita di una quantità di luce media, anche se la sua crescita sarà lenta. La caratteristica principale di questa varietà è la forma un po' più allungata della foglia rispetto alle altre. Anubias gracilis. Questa varietà si distingue dalle altre per la forma delle sue foglie, molto triangolari e a punta di lancia. Può crescere fino a 20-30 cm di altezza, quindi è da considerarsi una pianta da secondo o terzo piano, a seconda dell'acquario nel quale viene utilizzata. Necessita di una luce media per la sua crescita, che sarà lenta come tutte le altre varietà. Anubias longifoglia. Questa varietà di Anubias si distingue dalle altre per la particolarità delle sue foglie, che quando cresceranno tenderanno ad avere una forma più allungata rispetto alle altre. Deriva dall'ovest dell'Africa e necessita di una media quantità di luce. La sua crescita sarà lenta, ma raggiungerà i 20-25 cm di altezza. Quindi potrete utilizzarla come pianta da secondo o terzo piano in una vasca. Anubias nana. La Anubias varietà nana deriva dal Camerun in Africa. È in natura molto piccola sia per quanto riguarda le foglie sia per quanto riguarda le dimensioni totali. Generalmente viene utilizzata quindi per decorazioni di primo piano, poiché raggiunge i 5-10 cm di altezza massima. Non necessita di molta luce, anzi va posizionata in zone di ombra,
se si vuole evitare la formazione di alghe sulle sue foglie. La sua crescita rimane lenta come tutte le altre varietà. Anubias nana round leaf. Questa varietà, come si deduce dal nome, deriva dalla selezione in coltivazione dell'Anubias nana. Ha la particolarità di essere molto piccola e di avere le foglie di forma rotonda. Per quanto riguarda le dimensioni, raggiunge massimo i 5-10 cm di altezza. Non necessita di molta luce e si usa generalmente per il primo piano. La sua crescita sarà lenta e va posizionata su arredi, prevalentemente in zone di ombra. Anubias nana marina. Questa varietà deriva dalla selezione dell'Anubias nana. È una pianta dalle dimensioni ridotte, raggiunge massimo i 5-10 cm ed è quindi utilizzata spesso per le decorazioni da primo piano. Non necessita di forte luce, anzi va posizionata in zone di ombra, se possibile, per evitarne la formazione di alghe sulle foglie. La sua crescita è lenta. La varietà marina è un clone prodotto da Troplant. Ha la particolarità di crescere molto compatta, accestita e con foglie strette e appuntite. Anubias bonsai. Questa varietà deriva dalla selezione di alcune coltivazioni ed è particolare per le sue dimensioni molto ridotte. È la più piccola tra tutte e quindi è da considerare una pianta da primo piano, poiché dispone di foglie molto piccole e raggiunge l'altezza massima di 5 cm. Necessita di pochissima luce e la sua crescita è molto lenta. Parlando di riproduzione, se vogliamo moltiplicare la pianta, dobbiamo tagliare il rizoma. Però dovete stare attenti che su questo rizoma ci siano almeno 4-5 steli per poter appunto farla ripartire, altrimenti morirà. La riproduzione sessuata avviene attraverso il fiore, che per poter impollinare deve essere in versione emersa, cosa molto difficile in acquario. Parlando di fertilizzante e substrato, le Anubias sono generalmente molto facili da gestire, poiché non necessitano di forte fertilizzazione sia liquida che disciolta in acqua. Non saranno inoltre indispensabili terricci fertili, somministrazione di anidride carbonica e illuminazione forte. Sarà necessario invece fornire fertilizzante liquido in modo moderato e costante, generalmente costituito da una base di ferro bivalente chelato e manganese, per evitare l'apparire di macchie gialle sulle foglie, chiamata clorosi. Ecco a voi la scheda dei valori dell'acqua che vale per tutte le varietà elencate. Range di temperatura dai 22 gradi ai 30 gradi Celsius. pH range da 6 a 8. GH range da 4 a 30. Luce richiesta poca, media. Velocità di crescita lenta. Difficoltà di coltivazione facile. Il prezzo al dettaglio, quindi del singolo vasetto, va dai 4 ai 5 euro. Per maggiori dettagli e per leggere l'articolo dedicato, visita il nostro sito ufficiale www.aquascapinglab.com oppure clicca qui. Grazie per essere stato con noi su Aquascaping Lab. Per tutte le domande, lascia pure un commento qua sotto e clicca su mi piace. Iscriviti al nostro canale per tutte le news.